Vedo molto spesso sui social fratelli e sorelle che si lamentano per ogni cosa. Si ammalano e lo pubblicano. Sono tristi e lo scrivono. Si sentono soli o depressi e lo fanno sapere a tutti. Ragazzi, mi dispiace essere schietto. Ogni tanto ci vuole. Non avete capito niente. Il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse in una narrazione autentica che quando Allah ama un suo servo, lo mette alla prova. Quindi wallahi, fratelli e sorelle, lamentarvi non serve a nulla se non a dispiacere Allah. E a maggior ragione se lo fate pubblicamente. Seconda cosa, un vero credente deve saper sopportare con pazienza tutto ciò che accade, perché dovrebbe saper benissimo che tutto ciò che accade fa parte di un test. La dunia è un test, fratelli e sorelle. Allah lo dice numerose volte nel Corano. Riflettiamo. Lamentarsi per una prova che Allah impone è come non essere d'accordo su ciò che Allah ha decretato per le nostre anime. È come dire: Allah, tu stai sbagliando. Allah, sei ingiusto. Astaghfirullah. Mai pensare una cosa del genere. E inoltre ci tengo a precisare che tutti i profeti di Allah, alayhi salatu salam, hanno subito dei test. Furono messi alla prova. Subirono delle sofferenze. Alcuni con la famiglia, altri con la salute, altri con le loro ricchezze. Ma tutti, wallahi, furono messi alla prova. Quindi, subhanallah, chi siamo noi miseri umani per essere esenti da ciò? Perché mai Allah avrebbe dovuto punire le migliori persone al mondo che abbiano mai camminato su questa terra, mentre a noi che non siamo nulla in confronto dovrebbe risparmiarci? Wallahi, fratelli e sorelle, stringete i denti e sappiate che prima o poi verrete testati. È una cosa sicura. Siate pazienti sempre e comunque, qualunque cosa accada nelle vostre vite.